sorelle Palmiero, congratulazioni. Siete campionesse, indossate pure le cuffie. 116.000 euro. Mi sentite? Sì. Diana? Sì. Viola e Gaia. Tutto è pronto, in bocca al lupo e che entri l'ultima catena. Iniziamo da Gaia. Detto F nulla. Gaia. Fatto. Perché? Detto fatto è un programma. E poi fatto, non ho fatto nulla, nulla affatto. Nulla di fatto. Nulla di fatto. Vediamo. Giusto. Partite bene con questa ultima catena. Adesso andiamo da Fabiola con nulla, B, pane. Fabiola. Bianco. Quando non scrivi nulla con segni in bianco, il pane è bianco. Vediamo. Purtroppo è sbagliato, dobbiamo dimezzare, ma andiamo con una lettera in più da Viviana. Nulla, B-U, pane. Viviana. Buono. Buona a nulla, una persona che non è in grado, insomma, di portare a termine niente. E buono come il pane si dice di una persona buona, generosa, altruista. Esatto. È giusto. Abbiamo terminato il primo giro, abbiamo ancora 58.000 euro e i due jolly. Gaia, torniamo da te. Pane. C. Nuvole. Gaia. Gioco il jolly. Giochi il jolly. Allora attenzione, entra una seconda lettera. Pane, C-O, nuvole. Senza mano. Giusto. Pane. Contorno delle nuvole. No, forma delle nuvole. Il pane con che cosa si fa? Il pane lievito, farina, il pane con panatico? No. Gaia. Contorno. Contorno. No, arriva un'altra lettera però, pane, C-O-P, nuvole. Coperto. 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 Giusto. Pane coperto, quando si va in trattoria si paga pane coperto, e un cielo coperto, quindi con le nuvole. Bene, adesso andiamo da Fabiola. Nuvole, T, capo. Fabiola. Testa, perché avere la testa tra le nuvole quando uno è distratto, e capo e testa sono sinonimi. È giusto. Brava Fabiola. Andiamo da Viviana. Capo, V, cipolla. Ho un dubbio, gioco il jolly per confrontarmi. Giochiamo il secondo jolly, brava. Entra la seconda lettera, capo, V-E, cipolla. No. Capo più vestito. Vestito. Quindi vestito. Capo è un vestito, okay, e vestirsi a cipolla, quindi a strada. Poi Viviana. Ce l'abbiamo. Vestito.
Il capo è un vestito, capo d'abbigliamento, esatto. Quando ti vesti a cipolla, un vestito, una persona vestita a cipolla a strati, più leggero sotto, mano a mano ti copri. Allora, facciamo un bilancio prima di tornare da Gaia. Abbiamo ancora 29.000 euro, i jolly li avete esauriti, quindi direi che se avete fatto un buon percorso, è rimasta una parola per Gaia. Cipolla. B. Vinto. Gaia. Bulbo, ma non riesco a collegarla con convinto. Il bulbo è una cipolla, convinto non lo so. Vediamo. Purtroppo no. 14.500 euro ancora, aggiungiamo una lettera. Cipolla, B.A. Vinto. Fabiola. Fabiola. Battuto. Una persona, se è vinto vuol dire che è stato battuto. E cipolla. Il battuto di cipolla, esatto. Tritato finemente. Esatto. Brava Fabiola. E abbiamo portato fino a qua, care sorelle Palmiero, 14.500 euro. Questo è il valore dell'ultima parola. Giochiamo insieme come ogni sera. Partiamo da vinto, CA, O finale e il terzo elemento. Ok, vinto come battuto, oppure un premio vinto, oppure quando dici non darti per vinto, non abbatterti, oppure non demoralizzarti. Campione ha vinto, un campo vinto. A livello invece di sport, quando tu vinci una competizione, il premio, come premio, tu hai vinto un premio e quindi hai vinto non c'entra niente a livello di letteratura, come strofa, inteso come strofa. Biglietto alla lotteria, quando vince la lotteria, quindi indovini una combinazione di numeri. Io direi che sì, compriamo perché siamo in un rapporto di idee. Cartello? No. Il cappio no, è impossibile. Che vogliamo fare? Compriamo il terzo elemento. Comprate. Sì. C'è nessuna parola che vi spinge a usare subito. 7.250 euro. Ecco il terzo elemento. Accordo. Andare d'accordo, quindi? L'amore è d'accordo. Cambio. Un accordo di cambio. Vinto a livello di chitarra, quando accordi la chitarra, quando... Quindi? Oppure... quello con la chitarra è la bella. Ma chitarra... Cosa giri quando accordi la chitarra? Come si chiamano quelle... Il filo della chitarra. Raga, quindi che diciamo? Aspettate. Un cambio. Casco. No. Fabiola. Diciamo cambio. Togliete pure le cuffie. Cambio perché? No,
non ci convinceva nessuna delle parole in realtà, però quando magari fai un accordo e cambi idea, cambio e basta. Il contrario, quindi dice l'accordo, il disaccordo, il cambio, non lo so, una cosa del genere? Cambio d'accordo. Cioè, ci può essere un accordo su un preventivo di spesa, per esempio bisogna fare i lavori di casa e c'è che cosa? Un... Proviamo a prendere dall'altra parte, un vinto, una persona che è stata battuta, è vinto, si dice che ha capitolato e l'accordo è un, su un preventivo è un capitolato, il preventivo è un capitolato. Poco male, insomma, ci proviamo domani perché siete le nuove campionesse di reazione a catena, congratulazioni, a domani con voi, a domani con voi amici, buona serata, linea al TG1, a domani.